dobbiamo ricordarci che di morti sul lavoro ce ne sono ancora troppi, tanti. Un anno fa un operaio appena 22enne perdeva la vita in un terribile infortunio all'Interporto di Bologna. Yahya Jaafa è stato ricordato dal cardinale arcivescovo Matteo Zuppi. Il presidente della CEI ha richiamato al massimo sforzo per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un protocollo firmato a giugno tra istituzioni, imprese e organizzazioni sindacali garantisce maggiore formazione e controlli. Questo lavoratore ha perso la vita, per noi è un pensiero fisso che deve continuare. E il fatto di fare elettrica vuol dire soprattutto, lo dico, sì sviluppo, ma soprattutto sicurezza sul lavoro. La logistica è un settore in forte espansione che richiede un'azione decisa per migliorare le condizioni di lavoro. L'Interporto di Bologna conta 5.500 dipendenti con turni 7 giorni su 7. Il Comune ha potenziato i collegamenti col trasporto pubblico locale e chiesto alle imprese di farsi carico delle corse notturne. Ci aspettiamo da parte loro un impegno per finanziare questo trasporto pubblico notturno che deve servire a collegare luoghi di lavoro importanti che sono di proprietà privata.